Salve a tutti, buonasera, buonasera per questo programma che ho voluto far partire con questo mio canto, che è una parafrasi del Salmo 138, Tu solo mi conosci, o Signore, tu sai quando siedo e quando mi alzo, perché con questo testo del Salmo volevo introdurre il tema della morte, del fatto che soltanto Dio conosce il momento in cui saremo tenuti a rendere conto della nostra vita, di quello che abbiamo fatto e di quello forse soprattutto che non abbiamo fatto. E parliamo di questo per ricordare una persona che è molto cara a me, come è molto cara all'altro mio ospite, che è il mio caro amico Aldo Maria Valli, che saluto e che ringrazio per la sua partecipazione. Buonasera Aurelio, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Mi fa piacere poter parlare di Don Antonio Livi, che ricordo con tanto affetto e con tanta gratitudine. Certo, infatti proprio di Monsignor Antonio Livi che parliamo, un grande teologo, probabilmente l'ultimo grande esponente della scuola teologica romana, di cui vorrei parlare un pochino anche, che è scomparso ad aprile, quindi qualche mese fa, dopo una malattia penosa, malattia che io ho anche un pochino vissuto in diretta, devo dire, perché posso un attimino introdurre questa cosa dicendo che intorno all'ottobre, novembre del 2018 io ho proposto a Monsignor Livi di scrivere un libro insieme e Monsignor Livi con me era stato già molto carino perché aveva scritto la prefazione a un libro che io ho scritto su Divo Barzotti. Io ho scritto tre libri su Divo Barzotti. Uno di questi tre libri, Oceano di Fuoco, gli ho proposto di scrivere la prefazione, lui molto carinamente l'ha scritta. Io, Monsignor Livi, lo conoscevo da più di 25 anni, in quanto una persona che io frequentavo 25 anni fa doveva fare una tesi di laurea su Cornelio Fabbro. E fra le persone che ci suggerirono di consultare c'era proprio Monsignor Antonio Livi, che allora insegnava ancora al Laterano. E allora ricordo che lo incontrai anche ai convegni di Cornelio Fabbro, su Cornelio Fabbro, che era morto da poco, e lui anche mi regalò la sua Storia della filosofia, che proprio questi giorni stavo rileggendo, i tre volumi, molto ben fatta. Allora, da quel tempo un pochino, insomma, non è che ci siamo mai moltissimo frequentati, però ci siamo sempre tenuti un po' in contatto. Allora, grazie ai mezzi di comunicazione così, gli ho chiesto se potevamo fare questo libro insieme, lui ha accettato. Poi, fra una cosa e l'altra, questo libro è stato pubblicato e si chiama Dogma, Teologia e Pastorale. Verso la fine della stesura di questo libro, lui mi comunicò che si era ammalato molto seriamente con appunto questo male al cervello. E tramite email ci siamo tenuti in contatto almeno fino a febbraio, anche perché io pure vivevo un periodo di salute non facile, quindi certamente non paragonabile al suo, e quindi ci siamo consolati a vicenda, devo dire, specialmente lui con me più che io con lui. E diciamo, per quello che ho potuto, mi sono tenuto in contatto con lui, o ho chiesto alle persone a lui vicine di darmi notizie sul suo stato di salute. Poi appunto ho saputo della sua morte e poco dopo ho saputo, ecco, dell'uscita di questo libro che io vorrei intanto mostrare qui e che consiglio, che praticamente è l'ultimo libro, oppure il libro postumo di Monsignor Antonio Livi, Preparazione alla morte, riflessioni teologiche a partire dall'esperienza, che è qua, anche io vorrei farlo vedere, la casa editrice è Leonardo da Vinci, di cui Monsignor Livi era anima, e quindi potete trovarlo lì anche in ebook, come potete trovare molti altri dei suoi libri, non dico tutti perché lui ha scritto così tanto, ma molti altri dei suoi libri. E
Ed è un libro in cui, ecco, ci sono varie cose che devo dire molto interessanti. Una di queste, vorrei cominciare con questo, è questo passaggio che dice: molte delle sofferenze che ci infliggiamo è legata al fatto che non vogliamo vivere il momento presente. Preferiamo addormentarci nel passato oppure avere timore per il futuro, ma sfuggiamo in questo modo l'unico momento vero che ci è dato vivere, legato al nostro oggi, al qui ed ora. Recentemente ho vissuto un momento delicato legato a delle ragioni di salute. La grande ansia che ho provato mi ha fatto riflettere su un qualcosa che ha valenza metafisica. Molta della sofferenza che ci infliggiamo è legata al fatto che non vogliamo vivere il momento presente. Ieri non esiste più, è passato e non torna più. Domani chi lo può prevedere veramente? Certo, dobbiamo fare tesoro del passato ed essere previdenti per il futuro, per quello che è possibile. Ma angosciarci per essi, il libro del Coelet ci mette in una giusta prospettiva. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo, per ogni faccenda sotto il cielo. Ecco, questo passaggio io lo sento in un modo particolarmente forte e volevo sapere, Aldo Maria, che cosa vuoi commentare su questa parte qui. Beh, in questo passaggio ritrovo tutta la saggezza di Don Antonio. Lo chiamo Don Antonio perché mi viene difficile chiamarlo Monsignor Livi o Professor Livi, perché devi sapere, Aurelio, che io conobbi Livi quando avevo appena 20 anni, quindi andiamo molto indietro, più di 40 anni fa, e lavoravo allora alla rivista Studi Cattolici delle edizioni Ares di Milano. Opus Dei. E Don Antonio collaborava con Studi Cattolici frequentemente e ogni tanto passava a trovarci in redazione. E lì quindi ebbi modo di conoscerlo e ricordo questo sacerdote toscano e quindi dalla battuta sempre pronta, salace, ma anche molto cordiale, sorridente. E un uomo che amava parlare in modo molto chiaro, netto, a volte tagliente quando era necessario, ma sempre con grande limpidezza. Ed era chiaramente un innamorato, così io molto giovane lo vedevo, un innamorato di Dio, della fede cattolica e della Chiesa cattolica. E capivo che la sua missione era proprio quella di difendere la Chiesa da certe derive che già all'epoca, fine degli anni 70, inizio degli anni 80 del secolo scorso, derive che già allora avevano colpito la Chiesa cattolica e la teologia cattolica. E quindi conservo nel cuore il ricordo di quest'uomo, sorridente ma anche molto molto deciso nell'affrontare questa battaglia. E le parole che tu hai riportato e che sono contenute in questo bel piccolo libro, Preparazione alla morte, riflettono bene il pensiero di Antonio Livi, che è teologo cristiano e cattolico nel senso pieno del termine. E attraverso di lui recuperiamo, direi, la dimensione del buon senso cattolico che ci appartiene e che negli ultimi decenni è stato forse abbandonato troppo frettolosamente da tante correnti di pensiero teologico che si sono un po' arrampicate in direzioni strane e che hanno fatto perdere di vista le questioni vere alle quali ogni uomo tiene e con le quali ogni uomo deve confrontarsi. E la morte è sicuramente la questione principe. La questione principe. Il fatto che noi siamo qui questa sera a parlarne in ricordo di Antonio Livi è anche molto significativo, perché sai, Aurelio, tu sai meglio di me che ormai di questi temi, i cosiddetti novissimi, come venivano chiamati un tempo e come ci furono insegnati al catechismo, non se ne parla più molto, no? Non se ne parla più perché non attirano, non attraggono, così si Beh, dice, tu saprai meglio così di me. pensano. Scusami, tu saprai meglio di me che appunto uno dei libri che fece, tra virgolette, scandalo, forse ventina, trentina d'anni fa pure, fu proprio Scommessa sulla morte di Vittorio Messori, che appunto lui mi raccontava che questo titolo diede un po' fastidio, no? Di mettere la parola morte nel titolo di un libro, dissero: ah, ma insomma sembra quasi scaramanticamente non molto adeguato. In realtà, sì, purtroppo noi non ci pensiamo molto perché ovviamente
insomma, preferiamo pensare alla nostra vita occupata e tutto quanto, però poi io specialmente negli ultimi tempi in cui sono stato poco bene con la salute, ancora come tu sai bene perché noi ne parliamo spesso fra di noi, ancora la mia salute non è buona e io mi sto confrontando con la fragilità della mia vita veramente e quindi aver letto questo libro di Monsignor Livi, qui c'è un altro passaggio che a pagina 14 che mi ha molto colpito in una persona come lui dove dice figurati che passo quasi tutta la notte sveglio a fare orazione e a dialogare con il Signore come non mai nella mia vita precedente. Questa è una frase che mi ha molto colpito pensando al fatto di un teologo che ha passato tutta la vita a parlare di cose appunto di teologia, però dice che proprio solo in questo momento della fragilità lui si è confrontato, diciamo, si è trovato a parlare con Dio come mai nella sua vita precedente. E io noto anche come questi momenti di fragilità che lui, quando è morto, aveva poco più di 80 anni, se ricordo bene, 81 anni, forse 82. Noi due siamo 10 anni di differenza, io 51, quasi 52 anni, tu ce ne avrai 62, penso. E, ecco, quindi diciamo, noi siamo ancora in un'età che uno non si aspetterebbe, però purtroppo la vita è molto imprevedibile. Quando uno si trova di fronte a delle malattie, delle cose che lo mettono un po' sul chi va là, comincia a pensare veramente che ti devi confrontare con questa realtà ultima che purtroppo non possiamo sfuggire. Quindi leggere questo libro, leggere anche il modo in cui lui ha cercato di affrontare questo tema per me è stato certamente di consolazione, ma anche, voglio dire, di preoccupazione, ma preoccupazione nel senso, non nel senso brutto del termine, ma nel senso di capire che bisogna mettersi davanti questa realtà, questa è la realtà ultime, no? Come tu dicevi prima, i novissimi, no? Di cui non parliamo molto, ma questa è una realtà che purtroppo non possiamo sfuggire e con cui ci dobbiamo confrontare. Quindi io ti volevo dire, non per parafrasare il grandissimo San Tommaso d'Aquino, tu sai, San Tommaso d'Aquino a un certo punto della sua vita disse al suo discepolo di bruciare tutto perché quello che aveva visto gli aveva fatto capire che insomma era paglia quello che lui aveva fatto. Ecco, io non voglio parafrasare questo, però anche a me, parlando di queste cose, mi viene proprio da pensare che tutta l'attualità ecclesiastica, diciamo, di qualunque tipo, guarda, non ne faccio un discorso di progressisti, di conservatori, tradizionalisti, ultra-tradizionalisti, lefebvriani, cioè qualunque cosa, conta veramente poco rispetto a queste realtà così, capisci? Che sono le realtà che ci mettono a nudo. Ma tu sai bene, Aurelio, che io faccio il giornalista. Noi giornalisti siamo portati a occuparci delle cose, delle notizie di giornata, e chi di noi si occupa di Chiesa e di Vaticano è portato a occuparsi di questioni che al momento sembrano tanto importanti, ma poi se le guardi in prospettiva, soprattutto alla luce di questi grandi temi che stiamo affrontando questa sera, dimostrano tutta la loro pochezza. Quindi io sono grato a un pensatore, a un teologo come Don Antonio, che è uno di quegli uomini che rimettono le cose a posto, ecco, direi così. Rimettono le cose a posto nel senso che danno una gerarchia alle cose e ci ricordano che cosa è veramente importante per noi. Don Antonio è sempre stato così, nei suoi testi, nella sua riflessione, nella sua ricerca teologica. Ha sempre messo al primo posto Dio. Anche la riflessione che tu hai letto poco fa e che anch'io mi ero segnato perché è molto bella e ci fa vedere quest'uomo nella sofferenza che si avvicina alla morte e si confronta con il dolore, perché non è che il cristiano nega la dimensione del dolore o vuole essere un superuomo, no? Sì, il dolore ci appartiene, la sofferenza ci appartiene in pieno, ma la vive alla luce
della parola e della rivelazione di Gesù e si affida completamente. E con l'orazione, attraverso l'orazione, dice proprio: rimetto Dio al primo posto e non voglio mettere me stesso davanti a tutto. Invece noi tanto spesso vediamo, anche nel mondo cattolico, anche da parte di uomini di chiesa, questa tentazione ricorrente di mettere l'uomo, di mettere le nostre miserie al primo posto. E invece, ecco, Don Antonio, attraverso il suo pensiero, la sua parola, abbiamo la giusta gerarchia. E la semplicità di questo libro sulla morte mi ha colpito molto, ecco, perché poi quando alla fine ci confrontiamo con le cose decisive, quelle che contano veramente, le parole diventano più semplici, più pulite, non c'è più spazio per tante riflessioni strane, complicate. E, è la semplicità che nasce dalla, come dire, da ciò che veramente conta. E dice Don Antonio: racconto questo agli amici che sono in sintonia spirituale con me e pubblico queste conversazioni non per parlare ultimamente di me né di loro, vedi ancora questa attenzione a non mettere se stesso al primo posto, ma per parlare di Dio, e precisa Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, perché oggigiorno bisogna anche precisare di quale Dio parliamo quando parliamo del nostro Dio, esaltando la sua infinita misericordia per quanto possibile al mio inadeguato linguaggio e ringraziandolo con tutto il cuore, ora proponendomi di continuare incessantemente a ringraziarlo finché avrò coscienza. Ecco, quest'uomo che nel dolore, nella malattia, mette Dio al primo posto, lo esalta attraverso la lode e lo ringrazia pur nella sofferenza, dice: affinché avrò un barlume di coscienza lo voglio ringraziare per il dono della vita e per tutti i doni che mi ha fatto. Ecco, questa è la prospettiva cristiana, e alla fin fine in questa dobbiamo ritrovarci. E beh, tu hai fatto bene a parlare di consolazione. Queste sono pagine che regalano consolazione, perché, lo ripeto, rimettono le cose a posto. E in quella frase che tu hai letto, nella quale lui, rivolto a un amico, appunto, racconta che trascorre le notti in veglia a fare orazione, dice anche: comprendo ora meglio che mai prima che Gesù, in tutta la mia umana vita e in prossimità della mia morte, mi ha unito alla sua vita divina, tutta intera, unendomi alla sua missione di rivelatore della verità salvifica. Che belle queste parole. La nostra sofferenza, la nostra malattia ci unisce alle ferite, alle piaghe di Gesù. E la nostra sofferenza, la nostra malattia così viene redenta. E il cristiano trova in tutto ciò il grande significato della vita e della morte. E Don Antonio, vedi, non ha paura di parlare di missione di rivelatore della verità salvifica, della verità che salva. Ecco, queste sono le parole. Io dicevo prima parole decisive, parole nette. Queste sono le parole che contano e che troppo spesso noi cattolici non pronunciamo più. Io vorrei parlare un attimino di questo, anche vedo che questo tanto per rispondere alle curiosità di un ascoltatore, perché c'è un ascoltatore, prima tu citavi Studi Cattolici, io ho detto Studi Cattolici, che tutti sappiamo essere una rivista vicino all'Opus Dei, diciamo il fondatore è un membro dell'Opus Dei, anche se poi la rivista non credo che sia organicamente parte, io non lo so perché io non faccio parte, come non fai parte tu credo dell'Opus Dei, quindi non è che sono molto addentro. E questo diciamo nostro ascoltatore chiedeva sull'appartenenza di Monsignor Livi all'Opus Dei, cose di cui io veramente non so nulla, nel senso so che lui forse per un certo periodo, mi hanno detto che era stato vicino a questi ambienti, io questo so, insomma, non è che con lui non ho mai parlato dell'Opus Dei, onestamente. Io poi l'ho conosciuto diciamo quando lui era già grande, che credo che insomma non so se ancora frequentasse quegli ambienti. Io in realtà non è che non ne voglio parlare, ma non conosco molto di questa questione. So soltanto che alcuni mi hanno detto che lui appunto era vicino a questi ambienti. Io non so se tu vuoi aggiungere qualcosa su questa
nota, se sai qualcosa, io non so veramente. No? Ma intanto a proposito di studi cattolici, no, non la si può definire la rivista dell'Opus Dei, nel No, no, senso no, che infatti, no, no, non dell'Opus l'Opus Dei, io ho Dei detto Opus Dei. non ha riviste, non Sì. ha, come dire, organi di stampa ufficiali. Sì. Studi cattolici è diretta da Cesare Cavalleri, che è un caro amico e che è un numerario dell'Opus Dei, ecco Appunto, tutto comunque qua. è un membro dell'Opus Dei, sì. Esatto, un membro numerario. Anch'io, come te, guarda Aurelio, non ho mai affrontato con Don Antonio queste questioni relative alla sua appartenenza o meno all'opera, perché in realtà non mi ha mai interessato l'argomento. E poi anche perché quelle volte in cui ho avuto il privilegio di confrontarmi con lui siamo andati a questioni che ritenevo più essenziali e Ah, importanti di queste. certo. Da quel che ho capito, da quel che ho intuito, c'è stato forse un allontanamento a un certo punto, non so, ma lo dico così, a lume di naso, non ho nessun elemento. Però non lo ritengo un tema decisivo, specie alla luce degli argomenti che ci siamo dati questa sera, che toccano invece questioni, ecco, tu Certo, dicevi molto prima, più importanti. No, ma usciamo un po' da questa dato che, palude. diciamo, un ascoltatore mi ha posto questa domanda più volte, allora, dato che non ho problemi a rispondere, se conosco la risposta, però purtroppo Esatto. io non, con lui non ho mai parlato di questo tema, che anche a me non ha molto interessato. Io conosco molte persone dell'Opus Dei, come conosco molte persone di tanti altri, come conosco tanti Focolarini o come conosco tante Certo. Cellini, quindi comunque, chiusa questa parentesi, volevo dire comunque che Monsignor Livi anche per me è un po' il rappresentante di tutta una stagione della teologia cattolica che con lui probabilmente è scomparsa e che io, devo dire, ho avuto un po' la fortuna di aver conosciuto direttamente, malgrado la mia età non estremamente avanzata, perché tutti questi, gran parte di questi grandi teologi, io vorrei nominartene alcuni, per esempio Monsignor Salvatore Garofalo, grande biblista che io conobbi quando lui era canonico di San Pietro, io ero organista e con lui ho fatto qualche chiacchierata prima dei Vespri in San Pietro, oppure Monsignor Antonio Piolanti, il grande rettore del Laterano, con cui ho avuto una conversazione, una persona molto severa. Posso citare padre Dario Composta, o padre Luigi Bogliolo, due salesiani, anche tutte e due ho conosciuto. Luigi Bogliolo, insomma, una persona di una grandissima umiltà. Posso citare ancora di più il mio insegnante di filosofia, padre Enrico Zoffoli, passionista, che è stato purtroppo conosciuto per altre cose meno importanti in realtà della sua grande opera teologica. Ha scritto 70-80 volumi veramente importanti che pochissimi sono ormai a disposizione. Posso citarti padre Raimondo Spiazzi, il domenicano, che anche ho conosciuto e che visitavo quando lui stava qui a Roma nella chiesa nel convento di San Sisto Vecchio. Mi invitava a chiacchierare nella sua camera e ci chiacchieravamo, mi regalava i suoi libri. E posso citarti come ultimo Monsignor Brunero Gherardini, che anche ho conosciuto e ho visitato a casa 2 o 3 volte, con cui parlavo di Pio IX e parlavo della musica ai tempi di Pio IX. Quindi con Monsignor Antonio Livi scompare, diciamo, tutta una stagione della teologia. L'unico che io non ho mai conosciuto di persona, ma che ho sfiorato, è proprio Cornelio Fabbro, perché io fui invitato a suonare al funerale di Cornelio Fabbro senza sapere che era Cornelio Fabbro, e però non potei andare. Però Cornelio Fabbro, mi dissero: guarda, c'è un funerale di un frate a Santa Croce al Flaminio, potresti andare. Dico: no, non potevo a quel tempo. E poi dopo mi dissero che era Cornelio Fabbro. Ecco, Cornelio Fabbro è l'unico che non ho mai incontrato di persona, che non ricordo di aver incontrato di persona, e tutti gli altri li ho conosciuti. E Monsignor Antonio Livi è l'ultimo esponente un po' di questa scuola teologica, e io credo che questa sua appartenenza alla scuola teologica romana di quel tipo si vede soprattutto nell'ultima parte del volume, dove lui rimette al centro un po' la questione del dogma, questione che a lui interessa molto. Cioè, a me ha anche colpito che in un libro in cui appunto lui parla di prepararsi alla morte, però lui
ecco, si rimette a discutere come cosa prioritaria del dogma, rimette al centro la questione del dogma. Tu che pensi? Sì, hai fatto bene a ricordare questi nomi di grandissimi teologi. Aggiungerei Garrigou Lagrange, aggiungerei Etienne Gilson, e Antonio Livi è stato al pari di questi grandi, e Che è stato che allievo sono anche di Gilson, Monsignor Livi, no? allievo di Gilson, ed è stato un uomo che appunto, accennavi al dogma, ha rimesso al centro i veri concetti della teologia cattolica e ha fatto ordine. Lui, come ricorderai, amava distinguere, ha dato anche titolo a un suo famoso libro, tra la vera e la falsa teologia, Ah, e sì. diceva che troppa falsa teologia è circolata negli ultimi decenni. E sai, lui da buon toscano, ricordavo prima questa sua vena così Caustica. verace, non si nascondeva dietro le parole, diceva che per più di 50 anni, per più di mezzo secolo, abbiamo avuto teologi eretici, malvagi, che hanno cercato di conquistare il potere e spesso ci sono riusciti. E diceva: noi adesso viviamo questa situazione così complicata, difficile, che ci provoca anche tanta sofferenza, perché molti di questi sono arrivati effettivamente al potere, sono saliti sulle cattedre, hanno acquisito posizioni di dominio. E allora occorre combattere, occorre controbattere. E la sua difesa del dogma è una di queste battaglie che lui ha combattuto in quest'ambito, quando diceva: affermiamo la dottrina di sempre. E diceva anche, ricordo, non possiamo affermare la dottrina di sempre senza condannare nessuno. Ecco, purtroppo noi siamo caduti, diceva, in questo misericordismo in base al quale la condanna è vietata, è tabù, è diventata una cosa brutta. Ma la condanna, ricordava, fa parte dell'esplicitazione del dogma, è l'altra faccia della stessa medaglia. Se si vuole applicare il dogma ai tempi moderni, in cui vi sono eresie, bisogna necessariamente condannare queste eresie. Insomma, una chiarezza davvero cristallina. Non condannare nulla significa approvare tutto, Certo. diceva Don Antonio. Altro che chi sono io per giudicare. E il cristiano, il cattolico, giudica perché la sua è una fede giudicante. Guarda, Anna Maria, io volevo fare una cosa allora, volevo farti vedere, volevo far vedere a tutti un video di 5 minuti che è stato pubblicato da Corrispondenza Romana, dal giornalista Mauro Faversani, in cui c'è un'intervista a Monsignor Livi proprio sul suo libro Tra vera e falsa teologia, in modo che così possiamo sentire la voce di Monsignor Livi in persona e diciamo possiamo poi commentare queste sue affermazioni. Così, dai un secondo che parto. Si intitola Vera e falsa teologia, l'ultimo libro in ordine cronologico scritto da Monsignor Antonio Livi, edito dalla casa editrice Leonardo da Vinci. Monsignore, qual è la vera e qual è la falsa teologia? Bisogna intendersi sul termine che è ambiguo da tanto tempo nella cultura occidentale, perché si applica sia alla metafisica di Aristotele, che culmina proprio nel discorso su Dio come prima causa dell'universo, e quella appunto è teologia. E questo discorso razionale su Dio a partire dalle creature è stato continuato anche dalla filosofia cristiana, in particolare da Tommaso, da Scoto e poi nell'epoca moderna da Rosmini, e si chiama teologia naturale o teologia filosofica. Ma il cristianesimo ha comportato anche un altro tipo di teologia, che è la teologia sacra o teologia rivelata, dove l'oggetto non è tanto quello che la ragione possa sapere di Dio con le proprie risorse, quanto piuttosto quello che Dio ha detto di se stesso in Gesù Cristo, dopo la rivelazione dell'Antico Testamento tramite i profeti. Questo che Dio ha detto di se stesso in Gesù Cristo è custodito dalla Chiesa in una serie di verità formalizzate che tecnicamente si chiamano il dogma, enunciato dal credo, enunciato dai concili,
enunciato da interventi diretti del Papa. L'ultimo, per esempio, è stato nel 1950, il dogma dell'assunzione di Maria in cielo, in corpo e anima. Allora, la teologia in rapporto al dogma è una scienza, una vera e propria scienza, perché usa la ragione in maniera rigorosa, una scienza che però intende illustrare, spiegare il dogma, non metterlo in dubbio o cercarne le motivazioni, che quelle sono un altro discorso, un discorso filosofico che può fare chi al dogma non crede. Pertanto, una volta chiarito questo, la vera teologia per i cristiani è la scienza della fede come interpretazione del dogma. E allora, quando una teologia che si presenta come tale non è interpretazione del dogma, ma una pretesa riformulazione del dogma o addirittura una rivoluzione rispetto al contenuto del dogma, siamo di fronte a un equivoco lessicale che però è anche un equivoco dal punto di vista logico. Si presenta una teologia che dovrebbe essere interpretazione del dogma, si presenta come una confutazione del dogma. Come si cala tutto questo discorso nel Concilio Vaticano II? La vicenda del Concilio Vaticano II è appunto emblematica di come nella cultura occidentale ci sia stata una confusione tra teologia in senso proprio, scienza della fede, interpretazione del dogma, e teologia come tentativo di sostituire il magistero, il concilio stesso, ma anche i precedenti concili e il magistero dei papi, con nuove teorie, con nuove congetture sulla rivelazione, o addirittura ipotesi di svuotamento della rivelazione, del suo contenuto soprannaturale, per ridurla a una esperienza umana universale. Il detto filosofia ancilla teologie, secondo lei, vale ancora? Beh, l'ha detto il Papa Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, che vale perché significa che siccome il dogma ha un contenuto razionale, comprensibile razionalmente e proveniente dalla ragione di Dio, dall'intelletto divino, è logico che non possono esserci riflessioni sulla fede che non prevedano la valorizzazione delle premesse razionali della fede stessa. E questa è una funzione che può svolgere la filosofia autonomamente, senza dipendere dalla fede, ma svolgendo l'analisi logica delle premesse razionali della fede stessa. Lei prima ha spiegato quale sia la vera teologia, eppure oggi si definiscono teologi anche persone che praticano e professano l'ateismo, che criticano la Chiesa, che non credono nell'amore di Dio. Perché? Perché c'è appunto una confusione culturale per cui si mettono sullo stesso piano i pronunciamenti del Magistero, lo stesso Concilio Vaticano II, le teorie dei teologi cattolici, le teorie dei teologi protestanti, le teorie dei filosofi della religione musulmana o induista o buddista e addirittura gli atei, tutto sullo stesso piano, rimandando tutto il discorso a una tematica vagamente religiosa, dove a volte non c'è nemmeno Dio, come non c'è nell'induismo e nel buddismo, ma c'è semplicemente il sacro, che è una parola più ambigua della quale non ce ne sono altre, il sacro, perché invece ognuno è libero di non avere fede e di non voler sapere le ragioni della fede. L'importante è presentarsi nell'agorà culturale con le credenziali giuste. Se uno è ateo deve dire: faccio un discorso contro la fede cristiana, contro la teologia naturale. Non può presentarsi come teologo, non ha nessun senso. Ecco qua. Ecco, lui dice molte cose importanti su cui credo noi non ci mettiamo qui a parlare. Mi sembra interessante citare due o tre cose. Una, va bene, questo discorso sulla vera e falsa teologia, che comunque è anche un suo libro sempre disponibile nelle edizioni di Leonardo da Vinci, che consiglio di leggere, e il discorso del Concilio Vaticano II, che
tu stai molto, diciamo, portando avanti in questi giorni sul tuo blog, come su altri, come io credo sia anche giusto che sia fatto, ma non per dare contro il Concilio Vaticano II, ma perché è un argomento importante, cioè non si può far finta che è un qualcosa che non esiste. E poi anche la sua menzione della Fides et Ratio, che non abbiamo detto, no? che è stata un'enciclica in cui Monsignor Livi ha lavorato per Giovanni Paolo II, quindi ha svolto anche questo compito importante per la Chiesa Cattolica dal punto di vista dottrinale, cioè quello di essere consultore del pontefice per un documento di magistero molto importante come un'enciclica di quel tipo. Come tu dici, credo che volevo dirti questo, che si collega un po' a tutto questo discorso. Io credo l'ultima volta che ho visto Monsignor Livi di persona è stata qui a Roma, quando ci fu la presentazione di un libro di Donne Innocenti, e Monsignor Livi fu invitato ad essere il presidente dei relatori di questa presentazione, a Corso Vittorio Emanuele. Allora stavamo scrivendo quel libro di cui ti ho parlato all'inizio, e allora chiacchieravamo un po' prima dell'inizio di questa presentazione. Lui, insomma, fu molto carino con me, e poi mi colpì molto una cosa, ed è per questo il titolo del libro che ho scritto con il signor Livi, Dogma, Teologia e Pastorale, perché durante quella presentazione lui disse: purtroppo quello che oggi accade è che l'ordine giusto di importanza, cioè dogma da cui deriva una teologia, da cui poi deriva la pastorale, è stato capovolto. Quindi oggi si parte dalla pastorale, che crea la teologia, che a sua volta crea un dogma del tutto poi inesistente nella realtà. Quella cosa mi colpì molto, perché io credo che questo discorso di mettere al centro le cose importanti sia uno proprio dei tratti salienti che possiamo, come abbiamo detto prima, possiamo far ritrovare in Monsignor Livi, cioè di rimettere al centro le cose che veramente contano, e di come levitare, di fare i conti con queste cose importanti, poi ovviamente ci porta ad una ad uno stato di dissesto, ma non solo nella Chiesa, nella teologia, ma anche proprio nell'ordine naturale delle cose. Ma riascoltando con molto piacere, con affetto, Don Antonio, pensavo, ecco perché quest'uomo è stato emarginato all'interno della stessa compagine teologica. E perché chi ragiona così, chi rimette le cose a posto, diventa fastidioso rispetto a una Chiesa che invece vuol piacere al mondo, vuole finire sulle pagine dei giornali che contano, vuole essere simpatica e si nutre di parole di successo come accoglienza, come apertura. Lui era un uomo che andava controcorrente rispetto allo spirito del tempo e ne ha pagato le conseguenze. Anche, e tra l'altro, di immaginazione. Possiamo anche scusa, vai avanti. No, dico appunto Fides et Ratio, molto interessante il riferimento al collegamento tra filosofia e teologia. Lui diceva, amava dire, che una cattiva filosofia produce una cattiva teologia, e una cattiva teologia porta la Chiesa a deragliare, a finire fuori strada. E se pensiamo per esempio a certi, come dire, luoghi di formazione sulla carta cattolici, ma pensiamo anche ai seminari dove non si insegna più filosofia cristiana e filosofia cattolica, allora riusciamo a capire meglio perché poi nascono teologie strampalate e nascono queste derive che poi ci portano su un terreno che non è più quello cattolico. Tra l'altro, tutto si tiene. No, scusami, volevo proprio citare
perché noi abbiamo parlato del motivo, cioè, diciamo, della nostra personale conoscenza con Monsignor Livi, però dobbiamo anche ricordare che c'è un elemento comune che ci accomuna a Monsignor Livi, cioè, perché lui molto gentilmente accettò di scrivere la prefazione al nostro primo libro scritto insieme, che è Sradicati, e lui fu molto carino, perché in quel tempo lui già stava male, però lui ci scrisse questa bella prefazione che può essere letta nel nostro libro, che è anche disponibile in inglese, Sradicati, Uprooted, e quindi lui fu molto carino con noi, e posso dirlo, credo senza tema di essere smentito, ci sosteneva anche, insomma, con simpatia ci sosteneva, sapendo che quello che noi facciamo o diciamo non è mai contro qualcosa o contro qualcuno, ma per qualcosa e per qualcuno. Almeno io credo che questo è sempre stato lo spirito di quello che noi abbiamo fatto. Io non ce l'ho con nessuno personalmente, tanto da dovermi vendicare scrivendo cose contro questo o quello. A me non mi interessa. Guardi, e poi, soprattutto, come ti ho detto, negli ultimi tempi in cui vengo a contatto con la fragilità del mio fisico, veramente io ti posso dire una cosa. Oggi stavo leggendo, io leggo spesso ovviamente sui blog così, e c'erano queste notizie, no, del palazzo di Londra, di tutte queste cose qua, di cui veramente proprio c'avevo una tale ma non era rabbia, proprio non mi interessava così tanto, ma non perché non ritengo che siano cose importanti, che non siano cose importanti, perché lo sono, ma perché io credo che poi le cose importanti, veramente importanti alla fine, sono queste, cioè è la nostra finitezza umana, è quello che noi stiamo facendo nel tempo in cui ci viene dato di vivere in questa esistenza. Poi ripeto, non voglio negare che sia importante pure occuparsi di queste cose, ma così l'attualità minuta, diciamo così, è veramente, mi interessa sempre sempre meno, e la leggo sempre meno, onestamente, cioè scandali, cose, cioè proprio una cosa che non, se tu noti, spero che, insomma, per quel poco che magari seguirai di quello che scrivo, io quasi mai scrivo di cose di questo tipo, scandali, così. Io scrivo sempre di cose, liturgia, musica, cioè temi che io credo hanno un impatto superiore a quello della chi hanno fatto vescovo qui, quel cardinale che ha detto, quel cardinale perché non l'ha detto, non lo so. Io te lo dico proprio perché io ho un personale rigetto di tutto questo. Mi disse un giornalista famoso che mi disse, dice, guarda, a me non mi è mai interessato fare questo tipo di attività, cioè occuparmi, hanno fatto vescovo quello, hanno rifatto vescovo quello, perché poi in realtà che cosa conta, onestamente? Cioè sono cose così di, diciamo, di minuzie, ma alla fine, per quello che riguarda la nostra anima, il bene e il male, le cose eterne, cioè basarsi sul fare il conto di quante volte che ne so, quel vescovo ha parlato di quel tema, o quel cardinale ha nominato quel tipo di situazione, io non lo so, questo è forse un mio limite. Io proprio non ho un rigetto proprio per tutto questo. Io non, sì, tu sei un giornalista, sicuramente puoi avere una prospettiva diversa, e tu dirai pure qualcuno se ne deve occupare, e io non ti do torto, però per quello che mi riguarda dico proprio non lo so, non mi interessa più questo tipo di... Sì, ti capisco. Beh, prima abbiamo ricordato il Coelet, c'è un tempo per ogni cosa, e probabilmente quando eravamo più giovani, ma io stesso non mi occupavo così di temi di fondo come quello di cui ci stiamo occupando questa sera. A 30 anni ero diverso da come sono a 60. Certo. Ma al di là di questo, io ho fatto il cronista vaticano per tanti anni, e il cronista è per professione deve occuparsi anche delle minute, delle cose meno entusiasmanti e meno belle, perché molto spesso sono anche molto poco edificanti. Ma l'una cosa non esclude l'altra, ecco, io direi questo: l'importante è vivere
anche le minuzie alla luce della nostra fede e nella vera prospettiva cristiana cattolica, rimettendo le cose a posto, come si diceva all'inizio. Ma scusami, Aldo Maria, scusa, posso dirti una cosa? Proprio a te la devo dire, perché tu sei la persona più adatta per poter parlare di questo. Io non discuto che un cronista ovviamente deve fare il cronista e parlare pure di cose di cronaca, però quelli che parlano solo di quello, cioè che per cui la vita della Chiesa è solo praticamente così, la minuzia di quello che ha fatto... Io ho conosciuto, come te, anche altri giornalisti che si sono pure occupati, adesso ricordo, non so, Petrosillo, per esempio, che era un tuo collega, Orazio Petrosillo, e ricordo, mi pare che lui si occupava della sindone, no? Lui, e ricordo una sua conferenza, cioè, tutti questi giornalisti, ma come tu poi, per altre cose, cioè, voglio dire, c'è un lato che uno si deve occupare della cronaca, però la fede non può essere ridotta alla cronaca, ecco questo io quello che voglio dire, non si può ridurre a questo ha detto quello, questo ha detto quello, cioè bisogna, io credo, ritornare alle cose essenziali, perché se perdiamo di vista le cose essenziali, allora a che cosa serve tutto questo, perdere il tempo appresso a quel cardinale, quel papa, quel vescovo, quel giornalista, quel monsignore, quel musicista, a che serve? Ma sì, certo, è così. Esiste una gerarchia di valori e di importanza delle cose di cui ci occupiamo. L'importante, direi, proprio è illuminare tutto quanto dalla fede. E questo riusciva a fare un uomo come Don Antonio Livi. Un filosofo che è Stefano Fontana, che io ammiro e apprezzo molto, ha scritto parole molto belle a proposito di Don Antonio, perché adesso cerco di riassumere in un testo di Fontana si legge della battaglia di Don Antonio Livi contro la confusione e lo stravolgimento proprio della teologia. Diceva: la dislocazione attuale dall'oggetto al soggetto, dai contenuti alla prassi, dalla dottrina alla pastorale, è tipica delle età di decadenza, come scriveva anche Josef Pieper, e un altro grandissimo. Che cosa significa questo, dall'oggetto al soggetto? Cioè, noi mettiamo sempre l'uomo ormai al primo posto e non più Dio. E Don Antonio parlava appunto della falsa teologia, che non si occupa più di Dio, ma si occupa degli uomini, fa sociologia religiosa. Dai contenuti alla prassi, non ci occupiamo più delle idee di fondo, dei significati, ma della prassi, della pratica. Quindi, ecco, non più la dottrina, ma la pastorale. E tutto questo, rilevava Pieper, è tipico dell'età di decadenza, e la nostra credo si possa definire un'epoca di decadenza. In tanti modi di decadenza, non solo religiosa, perché è una decadenza culturale, sociale, politica, antropologica. Lo vediamo tutti i giorni. Sì. E qual è il tratto tipico di queste epoche di decadenza? La soggettività, cioè mettere appunto il ridurre tutto all'esperienza soggettiva e dimenticare l'elemento oggettivo, e quindi non ragionare più attorno alla verità. Il grande tema della verità è escluso dal dibattito attuale, come se non fosse più di competenza della persona umana, e questo è anche stato il grande dramma del pontificato di Ratzinger, ad esempio, che ha cercato di rimetterlo al centro, ma non è stato capito, anzi è stato combattuto. Quindi, ecco, un uomo come Don Antonio Livi, guarda quanti agganci ci permette, tu parlavi prima del Concilio Vaticano II, è chiaro che anche il Concilio viene coinvolto in questo dibattito, in questa questione. Il Concilio, con tutte le sue derive, con gli abusi ai quali ha dato vita, proprio in questi giorni è in atto un grande dibattito. Vescovi come Monsignor Viganò e come Monsignor Schneider, con il contributo poi di tanti altri, hanno iniziato a cercare di affrontare questo grande tabù del Concilio Vaticano II. Lo chiamo così perché un concilio che non volle essere dogmatico è stato trasformato paradossalmente in un dogma quasi intoccabile, con questa famosa espressione, lo spirito del concilio.
e che invece occorre affrontare per quello che è stato, con tutte le conseguenze anche oggettivamente negative, pessime, che ha portato nella Chiesa, e che uomini di fede devono, con le quali gli uomini di Chiesa devono confrontarsi, ma non solo gli uomini di Chiesa, tutti noi fedeli, tutti noi battezzati. E quindi ecco quello che sto cercando di fare anche nel mio piccolissimo con il blog, di alimentare questo dibattito in tutta onestà, senza far nascere controversie di cui non abbiamo bisogno, perché c'è già tanta litigiosità all'interno della Chiesa, ma confrontandosi onestamente e apertamente. Il Don Antonio questo faceva, era coraggioso, denunciava i nuovi dogmi che si sono sostituiti all'interno di questa Chiesa, che non vuole essere dogmatica, ma che in realtà alimenta nuovi dogmi. Uno dei grandi nuovi dogmi, tu ricorderai, ne abbiamo parlato sia nel nostro libro Sradicati, sia nell'altro, nel secondo, nel quale noi abbiamo dialogato, è il dialogo, questa idea del dialogo che è diventato il grande dogma della Chiesa, appunto, dialogante. Ma dialogo fine a se stesso. Dialogo fine a se stesso, e Don Antonio lo spiegava molto bene: noi non dobbiamo dialogare tanto per dialogare, ma per portarci alla verità, per ricondurci tutti, per avvicinarci, aiutarci ad avvicinarci alla verità, a respirare la verità. E allora dobbiamo, questo richiede interrogarci su noi stessi, e allora anche qui l'altra parola d'ordine, non essere autoreferenziali, ma in realtà noi cattolici dobbiamo essere autoreferenziali, nel senso che dobbiamo sempre ritornare alla nostra esperienza di fede, valutarla in continuazione, soppesarla, confrontarla, e insomma, ecco, andare contro i luoghi comuni dei nuovi dogmi è stata una grande battaglia di Don Antonio. Di questo gli sono... Aldo, sì. Scusa, io sono perfettamente d'accordo con te, però vorrei, mentre ci avviamo alla conclusione della presentazione di questo libro, che vorrei ricordare ancora una volta, è questo Preparazione alla morte, edizioni casa editrice Leonardo da Vinci, riflessioni teologiche, riflessioni teologiche a partire dall'esperienza. E volevo avviarmi alla conclusione riparlando un attimino di quello di cui abbiamo parlato all'inizio, perché io credo che quello che dice Monsignor Livi è una grande cosa, riprendendo quello che diceva Santa Teresa del Bambino Gesù, che anche lui cita, che è proprio questo passaggio: molta della sofferenza che ci infliggiamo è legata al fatto che non vogliamo vivere il momento presente. Io credo questo sia un grande insegnamento, veramente, che è un insegnamento che noi abbiamo sempre presente davanti agli occhi, però ci sfugge sempre, no? Io stesso, guarda, tu sai benissimo, io sono stato all'ospedale oggi, proprio un mese oggi che sono uscito dall'ospedale, sono stato operato, non sto ancora benissimo, ancora porto le conseguenze. Quanta sofferenza mi è venuta dalla paura di aspettare i risultati di quello, ma lo dice proprio Monsignor Livi in questo libro, dice l'ansia che vivevo nell'aspettare il risultato della biopsia, stessa cosa che ti potrei dire io, e cioè la sofferenza che ci infliggiamo pensando al futuro e al presente, questo ne parla pure Sant'Agostino, no? del futuro e del presente, noi non viviamo il passato e il futuro, noi viviamo il presente del passato, il presente del futuro, il presente del presente, dice Sant'Agostino, no? In quel suo famoso passaggio. E io credo questo sia un grande tema di riflessione, veramente un grande tema, cioè il ritornare all'essenza di quello, cioè di vivere la nostra vita in questo momento, con i nostri limiti, con le nostre cadute, con le nostre deviazioni, con i nostri peccati che dobbiamo cercare ovviamente di emendare, ma che dobbiamo pure sopportare, perché certe volte non ce la facciamo. Cioè, io credo proprio, ecco perché ti dico, tutto, diciamo, il cronachismo ecclesiale, ecco, mi sembra che di fronte a questo lascia spazio veramente alla riflessione di quello che è veramente importante, importante per noi come persone, come per me come musicista, come padre,
come figlio, come marito, come fratello, come nipote, come amico, come cristiano, come, cioè, capito, come noi ci poniamo nei confronti di questa esistenza e delle possibilità che ci vengono date giorno per giorno, e ogni giorno poi diviene una occasione persa, come diceva Seneca, no? La morte non è davanti ma è dietro, cioè è tutto quello, i giorni che abbiamo perso. Vorrei che proprio perché noi abbiamo detto, io e te ovviamente nella nostra bella amicizia ormai di qualche anno, parliamo spesso, no, pure diciamo alcune volte dei temi così un po' più attuali, però io credo che ultimamente, forse per le vicende personali che ci hanno colpito in vario modo, stiamo cercando un po' di scavare l'essenziale, no? Anche nei nostri libri, cioè non c'è mai l'intento polemico, ma c'è quello di voler scavare l'essenziale, e l'essenziale proprio si trova nel momento presente. Sì, è proprio così. A proposito di questo piccolo libro, Preparazione alla morte, che sotto tanti aspetti mi ha ricordato L'apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria de Liguori, c'è una frase che mi è piaciuta in modo particolare, anche questa molto semplice, ma perché la semplicità poi è proprio il distillato, il frutto di questa grande riflessione teologica di Don Antonio. Occorre vivere di fede, ecco, mi piace questo occorre vivere, no, noi diciamo spesso occorre vivere la fede, diverso è dire occorre vivere di fede, la fede che alimenta tutto, che dà ragione, che dà prospettiva, spessore e speranza, e dunque ragionare evitando di essere vittime dei sentimenti che a volte ci aiutano e a volte ci tradiscono, facendoci dimenticare la verità che conta. E qual è la verità che conta? Che Dio vuole bene a ciascuno di noi infinitamente, e ogni cosa che ci manda, comprese le prove, è per il nostro vero bene. Ecco. E questo credo che sia davvero un grande insegnamento, questo Dio Padre che è Padre, e come il vero Padre ci vuole bene anche quando ci mette di fronte, soprattutto quando ci mette di fronte alla prova, e lo fa per noi, per la nostra, per il nostro bene, per il bene della nostra anima. E qui il teologo diventa veramente curato, nel senso di curatore di anime. E poi un'altra pagina, adesso non credo che siamo arrivati quasi alla fine del nostro incontro, ma mi prendo un minuto per dirti, prego, quest'altra frase che mi è piaciuta molto. E quando lui parla dell'agonia, lui, uomo che si stava avvicinando alla morte per questo tumore al cervello che gli era stato diagnosticato e che gli procurava tanta sofferenza, parla dell'agonia e dice... voglio recuperare l'idea di agonia nel suo significato etimologico, cioè di battaglia, di lotta. E la lotta, quale lotta? La lotta contro il demonio, che sempre tenta chi sta per morire e vorrebbe che il moribondo non accettasse serenamente ogni cosa che succede in quel momento. Ecco l'uomo di Dio che rimette sempre l'elemento di fede al centro, al primo posto, e anche nell'agonia noi saremmo portati a vederci soltanto l'aspetto fisico, materiale, invece no, anche qui l'agonia come lotta tra Dio e il demonio, che si giocano l'anima del moribondo. E il demonio che ti vuole trascinare proprio in quel momento, il momento fatale, il momento supremo della tua esistenza terrena, ti vuole trascinare verso il basso. E che poi in fondo questa è veramente la vita, è questo scenario di battaglia fra le forze del bene e del male. Ma chi ce lo dice più, caro Aurelio? Non ce lo dice più nessuno. Ecco perché noi ricordiamo persone come Monsignor Livi, no? Proprio perché e ne sentiamo tanta la mancanza. Perché chi, i cosiddetti pastori che ci dovrebbero appunto ricordare questo, perché dovrebbero curare le anime, e invece fanno sociologia religiosa, parlano dell'inquinamento atmosferico, parlano di economia, parlano di problemi che non li riguardano alla fine, che non sono quelli che contano per la nostra salvezza, per il bene della nostra anima. E allora qui, ecco, tornare alle parole di Don Antonio, come di altri come lui,
ci fa veramente respirare finalmente la fede, ci fa capire che cosa vuol dire vivere di fede. Io volevo ringraziarti perché hai accettato di fare questa conversazione parlando di questo libro Preparazione alla morte di Monsignor Antonio Livi, che io vivamente consiglio di acquistare, così come consiglio di acquistare anche gli altri libri disponibili di questo grande teologo. E io ovviamente, ora che lui è vicino a Dio, mi raccomando a lui e alla sua intercessione per la mia anima, come per l'anima delle persone a me care, e anche proprio perché lui mi è stato vicino in un momento anche di sofferenza personale, che purtroppo un po' va avanti anche dopo la sua scomparsa, raccomando di essermi vicino. Ora, purtroppo per me, lui che vede ancora meglio la mia indegnità e i miei peccati, però spero che proprio nella luce soprannaturale in cui lui vive saprà ancora di più capire il significato vero e profondo della misericordia, che ovviamente non nega la giustizia, cioè non nega di riconoscere che i peccati sono peccati, come nel mio caso o come nel caso di tutti noi che facciamo peccati, ma si tratta poi di vederli nella luce di Dio, che sa ovviamente come perdonare, e la cui misericordia, la cui bontà è infinita. Quindi io ti ringrazio ancora tantissimo per questa partecipazione, e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e che seguiranno questo programma, che ora sarà disponibile sia su Facebook che su YouTube. Grazie ancora. Grazie a te Aurelio. Un'ultima parola per ricordare come Don Antonio, che era teologo, filosofo, quindi sotto un certo aspetto intellettuale, però fosse pienamente e sempre sacerdote. Sentiva veramente pienamente sacerdote. Ho iniziato questo mio ricordo parlando degli anni di Milano, quando veniva a trovarci in redazione. Ecco, quando veniva a trovarci in redazione, lui non mancava mai di benedire i locali della redazione nei quali noi si lavorava. Questo per dirti quanto lui fosse pienamente sacerdote. Certo. Grazie a te Aurelio, un caro saluto. Grazie ancora.